È sbarcato anche a Cremona con diverse postazioni in giorni differenti il progetto Questo non è amore, promosso per sensibilizzare la popolazione circa le azioni di contrasto alle violenze e ai maltrattamenti sulle donne, nonché per ascoltare e informare la cittadinanza, soprattutto quella femminile, sugli strumenti messi a disposizione per combattere efficacemente tale piaga. L'obiettivo è fornire anche alla cittadinanza e soprattutto alle vittime della cosiddetta violenza di genere, diciamo, come dire, un supporto non solo come polizia di Stato, inteso come intervento preventivo o eventualmente anche repressivo, ma dei supporti anche di natura psicologica. Ieri si è tenuto un gazebo informativo presso San Felice alla presenza anche del questore Gaetano Buonaccorso, del prefetto Paola Picciafuochi, del comune con gli assessori Barbara Manfredini e Rosita Viola. Molti adulti e scolaresche sono coloro che si sono avvicinati al tavolo e si sono rivolti con fiducia ai tutori dell'ordine. La popolazione si è avvicinata, ha accolto con molto entusiasmo la presenza del gazebo itinerante, ha chiesto informazioni sia di natura generale ma anche informazioni come dire, particolari. Cioè... Questa mattina l'appuntamento è stato invece in città, sul piazzale della chiesa di Cristo Re, sempre alla presenza della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dell'Associazione AIDA. Ma qual è la situazione a Cremona dal punto di vista della violenza sulle donne? Diciamo che non ci sono casi particolari, nel senso che anche a Cremona ci sono comunque delle situazioni che potrebbero, come dire, in un certo senso degenerare in una violenza di genere, anche se dobbiamo dire che non è stato mai riscontrato, non sono mai state riscontrate situazioni del genere. Per quanto riguarda gli interventi che noi facciamo, soprattutto come volante, sono interventi più che altro principalmente per liti in famiglia.